Circa 80 opere fra dipinti, sculture e oreficerie, divise in 7 sezioni, hanno trasformato per 7 mesi Palazzo del Monferrato di Alessandria in un vero e proprio laboratorio internazionale dell'arte e hanno raccontato la creatività artistica a cavallo tra il 500 e il 600 di un territorio punto di convergenza di diverse culture. Ora la mostra Alessandria Preziosa, almeno a livello espositivo, è giunta al suo epilogo, ma dei capolavori che molti hanno potuto ammirare e apprezzare si parlerà ancora nei luoghi dove sono normalmente collocati e dove ora torneranno. E abbiamo anche, oltre a un giudizio largamente positivo, il bilancio è ok, abbiamo anche l'idea che questa mostra non finirà il 6 di ottobre. Ci sono tutta una serie di eventi come questo programmato a Ovada, in cui continueremo a parlare della mostra. A porte chiuse, gli oggetti torneranno nelle loro chiese, nei loro musei, ma noi continueremo a parlare di Alessandria Preziosa e questo credo sia un bellissimo risultato. A Ovada, presso l'oratorio della Santissima Trinità di San Giovanni Battista, tornerà il prezioso crocifisso di Domenico Bissoni. Nel corso di un convegno si è parlato delle operazioni di restauro realizzate, peraltro, col contributo del Comune di Ovada, unico ad aver finanziato un intervento su un'opera d'arte. Per noi, ha spiegato l'assessore alla cultura Sabrina Caneva, è infatti importantissimo valorizzare arte e cultura. Il crocifisso si presentava completamente scudito da una patina di sporco e di vernici improprie. La pulitura ha permesso di ritrovare invece la policromia originale, naturalistica, quindi anche con tutto il colore degli incarnati, del sangue, insomma, presenta, come dire, già una forza espressiva e un empito drammatico pienamente legato alla nuova estetica del primo Seicento. E in qualche misura si lega anche poi un'altra specializzazione di Bissoni, che era intagliatore, che erano i crocifissi in avorio. Abbiamo recuperato l'incarnato così particolare, molto drammatico, con tonalità livide, un volto che dimostra una grande sofferenza, il Cristo sta urlando praticamente dal dolore e ha questi occhi che lacrimano. Vi erano alcune criticità relative al perizoma, alle dita delle mani che erano fratturate, sono state integrate e anche la croce è stata restaurata con un intervento molto più semplice. È stato un risultato che ha dato molta soddisfazione anche a chi ha lavorato.